Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La generosità bresciana ha radici profonde e produce nuovi frutti copiosi. Uno di questi è Ospitiamo, il progetto realizzato dall'Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli di Brescia per accogliere in una struttura situata in via Carducci persone sole, senza fissa dimora, italiane e straniere, uomini e donne, mamme con bambini, ma anche piccoli nuclei familiari, composti da papà, mamma e al massimo due bambini. Siamo arrivati in fondo, ci abbiamo impiegato 6 anni sia per problematiche col quartiere, gente che non si fidava di quello che sarebbe successo qui e poi problematiche anche col Covid che ha ritardato praticamente di 2 anni, però oggi siamo qui e siamo molto contenti. Ma proprio vogliamo stare vicino a loro, quando si ammalano li portiamo all'ospedale perché senza magari tessera sanitaria non possono entrare, quando purtroppo muoiono andiamo anche al loro funerale e organizziamo il loro funerale. Io ricordo con tenerezza la frase di un ospite ancora di via Sant'Urbano che un giorno che era all'ospedale da tempo ha detto voglio tornare a casa. Per lui la casa era via Sant'Urbano. A rendere possibile l'iniziativa sono stati i finanziamenti di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Fondazione Comunità Bresciana e il generoso e indispensabile supporto di molti benefattori bresciani. Al secondo piano del complesso sono stati costruiti 8 alloggi, bilocali confortevoli e accoglienti, che potranno ospitare circa 20 persone. Gli appartamenti saranno utilizzati anche per esperienze di co-housing e potranno alloggiare 2 o 3 persone al massimo, uomini o donne, per effettuare percorsi di sviluppo delle capacità autogestionali in previsione di una vita in autonomia. Al piano terra si trova una sala che potrà essere utilizzata per iniziative aperte al quartiere.